Rifiuti, la raccolta differenziata in Italia viaggia a due velocità con un forte divario tra settentrione e mezzogiorno. Roberta Padaloni. Due i volti dell'Italia nella gestione dei rifiuti al nord, la raccolta differenziata raggiunge una media del 64%, al sud si ferma al 38%. Situazione di squilibrio che emerge anche riguardo alla presenza degli impianti, larga prevalenza di aziende a partecipazione pubblica al centro-nord, dove il 69% dei rifiuti viene trattato negli impianti di recupero energetico, mentre nel mezzogiorno lo smaltimento è ancora soprattutto in discarica. Il paradosso è che proprio dove il servizio è peggiore, la spesa media per famiglia è più elevata, 271 euro in media ogni anno al nord, che diventano 353 euro al centro e 363 al sud. Abbiamo purtroppo il centro-sud Italia che vive di emergenza costante dei rifiuti. Noi crediamo che il prossimo governo dovrà molto impegnarsi per attenuare queste differenze tra i diversi territori del paese. Nel 2016 il settore dell'igiene urbana ha registrato oltre 12 miliardi di fatturato, occupando oltre 90.000 addetti.